Oi! Che cazzo è successo? Ma cos'è successo qua? Che cazzo è successo? Ha preso la curva un po' forte. Da là in alto, probabilmente. Wow! Siamo Cassio, Cassiopea. Salti del diavolo. Wow. Salve. Salve. Com'è da dietro la mia MTGS? Ma mi sembra tutto a posto. Occhio, telecamere, se mai rallentare. Oh, che sono tutti a pranzo, Luna, per quello che non c'è nessuno. Ah, ecco perché. Che urla il San, che urla il Son. È lunedì 10. Ah. Noi abbiamo troppa strada da fare, salteremo il pranzo e andremo direttamente a cena. Guarda, se vuoi c'è un pacchetto di cracker e una barretta. Alla grande. Posso resistere fino a domani con un pacchetto di cracker e una barretta. Scende in piega. Ma tu l'hai visto il video di quello che fa le curve? Tipo, al posto di piegare la moto, piega la testa così? Ma la moto sta dritta. Wow. Non l'hai visto? No. Tipo, adesso non riesco a farlo perché sennò mi schianto. Ma aveva tipo una specie di scooter, eh? Faceva le curve così. Wow. Ma poi non piegava la moto, cioè la moto stava dritta e lui piegava la testa però. Occhio. Vabbè, se in totale erano 6 ore e mezza, è luna, dovremmo arrivare verso le 7. Intorno alle 7. Sì, però considera le pause, non lo so, vediamo. Sì, no, diamoci un tempo, io spero. Luna, non posso darmi un tempo. Vabbè, ho capito, non fermiamoci troppe volte. Ci fermeremo le volte necessarie. Per far la pipì, bere e cambiare le batterie, basta. Cambiare le batterie, qualche foto e qualche video. No, perché sennò, cioè, dobbiamo avere il tempo quando arriviamo di sistemarci, farci la doccia, prepararci e riuscire. Io vabbè, al massimo non faccio la doccia. Non faccio quando torniamo, cioè è tardi. A parte che non sono io che ci metto tanto, quindi io potrei farmela comunque. Beh, cosa vogliamo dire di questo paesaggio collinare? Siamo Cavazzola. Cavazzola. Io voglio dire una cosa di questo paesaggio collinare. Non mi aspettavo di vedere tutti questi abeti. Non pensavo ci fossero tutti questi pini. Questi pini. Pensavo ci fossero alberi più stagionali, più di quelli che cadono le foglie. Non aspettavo così tanti pini. Non ci sono più le mezze stagioni. Forse è quello. Ehi. Avvisami. Avvisami, l'ho visto all'ultimo, ho frenato. Magari era finto, ma magari no. E comunque la distanza. Ma ce l'avevo la distanza. Però siamo arrivati su, che cioè non stiamo andando pianissimo. Andavamo a 70 all'ora, che è il limite tra l'altro della strada. Dopo aver frenato sono passato davanti a 38. Vedi? Bisogna sempre stare allerta. Salve. È così, appena ti distrai, patapam che te lo mettono dentro. Patapim e patapam, patapim e patapam. E in via Giovanni da Procida è ristabilito l'ordine. Non sento più le natiche. Mamma mia. Attenzione, attenzione.
Vedi, dopo mi sfotti perché vado piano. Puoi anche andare un po' più forte però, eh. Vedi, vedi, sei davanti tu. Guarda, al 80% era vuoto qualcosa lì. Ma non si sa mai. Io ci ho guardato e a me non sembrava vuoto. Però, comunque rivedremo dalle riprese se era vuoto o se era pieno. Comunque che posizioni da infamia, proprio dietro il guardrail. Sì, ma... Tra l'altro neanche segnalato, eh. Ci mancano 14 km, 50 minuti per fare 14 km. Ma che cazzo? Non lo so, Google Maps lo sai che a volte gli piace fare gli scherzi. È un tornante? Sì. Che torna in su. C'è la GoPro che è andata a guardare il cielo. Oi! Che cazzo è successo? Ma cosa è successo qua? Che cazzo è successo? Ha preso la curva un po' forte. Da là in alto probabilmente. Wow! Ma scusa, ma da dove? Non lo so, ci sarà la strada sopra e è andato dritto? No, neanche, non è vero. Sì, ma è morto. Ma non è vero, ma non può da qua. Boh. Many months later. Mi fa molto ridere questa cosa. Sono qua con Luna che in realtà è dietro la telecamera. Sembra un santino quella roba. Esatto, in realtà lei sta filmando, avrei voluto ci fosse lei nel video, ma ha detto che non era presentabile. Ciao ciao. E quindi ho detto, però io vorrei che ci fossi nel video, e quindi abbiamo trovato questa soluzione per avere anche lei nel video, cioè l'ingegno. Ma io faccio la voce fuori campo. Beh, ci sta, comunque è sempre una partecipazione. Certo. Comunque ci chiedevamo nel video come avesse fatto quel camper a schiantarsi nella collina, capottandosi, e a distanza di qualche mese ho cercato, c'è un articolo di quel giorno di alcuni giornali locali di Parma, praticamente dicono che ha fatto la curva, lui scendeva da sopra, dalla collina, sulla strada, ha fatto la curva, ha sbattuto contro il guardrail alla sua destra, poi probabilmente avrà sterzato di colpo perché una volta che ha preso il guardrail si è spaventato, è andato tutto a sinistra, ha saltato il fossato che divide la strada dalla collina, è saltato nella collina e poi si è capottato. Quindi questa è la dinamica, non è che è arrivato da chissà dove. Infatti noi pensavamo arrivasse da in alto. Ma perché noi, non sapendo in che direzione andava la strada, abbiamo pensato che magari la strada facesse un tornante e lui da sopra la strada fosse caduto giù. Invece no, la strada andava da un'altra parte, non c'era modo di cadere giù. Semplicemente si è schiantato nella collina. Questa è la dinamica. Vuoi salutare Luna? Luna, vuoi salutare? Dai che mi sto spegnendo, no, attenzione. Ok. Si è riaccesa. Mi sono riaccesa. Bene. Sì, certo, saluto tutti. Ciao a tutti. E magari la prossima volta parteciperai in persona. Sì, oggi. Oddio, stavo cadendo. Bisogna dare un preavviso di almeno 2 ore che si deve sistemare. No, non c'avevo... Voglio bene, ma non avevo voglia. Va bene. Torniamo al video. Meanwhile... Cosa stavi dicendo alla GoPro? No, che guardava il cielo. Da tanto? Non lo so. Stringi di più la vite. Comunque non lo so da dove è caduto fuori, cioè... Boh. Cioè, come ha fatto? Boh. Ora ha parcheggiato su qualche collina che tipo è uscito di... Cioè, ha detto vado a parcheggiarmi là in cima, poi hanno messo il freno a mano. Boh. Magari c'è tipo scrivi incidente o che ne so... Che poi sembrava un camion, cioè tipo un daily. No, era un camper. Era un camper. C'era tutta la roba rovesciata fuori. Io lo so, ma sembrava un daily rovesciato. No, era un camper. Vabbè, ma la base è quella, eh. Ah. Ma al culo. Salve. Ci sei? Sono qua dietro l'app. Mi segnala che c'è un semaforo. Verso i lavori. Non era vero. Sul cartello con la foto del cervo che sembra che vola, hanno scritto Red Ultimate e mette le ali. Ma dove? Non l'ho visto. Tu non vedi mai niente, tu non si sa. Ma sto guardando, non l'ho visto, da che parte era? Da questa parte qua c'era attenzione, attraversamento cervi. Boh, io non l'ho visto.
su quell'altro cartello arriva una moto. Hanno scritto fallo snodabile. Ma che cazzo? Cos'è qua? Cioè, non c'è più l'asfalto, figa. Boh, il tizio ha fatto segno tipo qualcosa di strano, non ho capito. Ma non è... Non ho capito se era un saluto o era tipo un no. Ma sei ancora dietro a Fiorino? Sto arrivando. Ma una domanda, dico, sei ancora dietro a Fiorino? Ma va. Attenzione, velocità controllata elettronicamente. Vaffanculo. Questo è lo spirito giusto. Vabbè, ci sta, c'è un paese. Guardalo lì. Sì, ma è vuoto. Comunque così, dietro la curva, nell'insenatura, che prevenzione è? Ovvio. Quello è far cassa e basta. Vuoi far prevenzione? Lo metti qua in centro al paese? O metti il tutor dall'inizio alla fine del paese che ti rileva la velocità media in cui hai transitato nel paese? Quella è far prevenzione. Dietro la curva così è solo far cassa. Ma purtroppo finché gli danno il permesso di farlo... Guardalo lì un altro. Ehi, cari miei amici padovani, che li fate saltare in aria. Questo è lo spirito giusto. Saranno andati lì a piedi con passamontagna. Cioè, spero per loro di sì, altrimenti sono stupidi. Ma dove hanno preso la polvere da sparo? Non lo so, magari qualcuno lavora nella produzione di fuochi artificiali. Oppure hanno svuotato tipo un sacco di pallettoni dei fucili da caccia. Che poi al posto di... cioè, bastava tirargli una spallettata, era uguale. Però hanno voluto fare le robe più pirotecniche loro. Ma se no, vada col trattore. L'hanno già fatto anche quello, Ne hanno già tirati giù un po' col trattore. Hanno legato le catene al trattore e se li sono portati via. No, mi ricordo il video di quelli che avevano portato via il postamat con l'escavatore. Sì. No, l'hanno tolto con l'escavatore dal muro, poi l'hanno caricato nel furgone. Sì. Geniali. Ciao fans. Ciao fans. Allora, siamo appena usciti dall'autostrada Parma Ovest e sono state 2 ore belle intense di 32-33 gradi. E in autostrada.